La chiesa di Gignoux è una chiesa antica che risale al 1450, così come è adesso, però era preceduta da un'altra chiesa più piccola che poi è stata demolita perché era una chiesa che serviva un po' al castello che allora era affiancato a questa chiesa. Però nel 1450 è stata costruita così come adesso. È una delle poche chiese, forse l'unica, che in tutto questo tempo non è stata più insomma cambiata nella sua struttura architettonica. Nel 1700 sono stati fatti degli abbellimenti, come era un po' la moda di allora. I tentativi di distruggerla ci sono stati e sono stati dati anche dal vescovo Monsignor Duc, ecco, nel 1800, quando si voleva costruire delle chiese grandi, alte, che siano proporzionate alla gloria di Dio. Anche questa chiesa era stata considerata indegna della gloria di Dio, perché è troppo bassa, troppo piccola. E allora sono stati fatti nel 1869 due progetti, ecco, di abbattimento della chiesa attuale per costruirne un'altra che, secondo il vescovo, sarebbe stata più degna della gloria di Dio, che doveva essere doppia in altezza e doppia in lunghezza. Grazie a Dio abbiamo soltanto i progetti. La chiesa è rimasta tale quale perché dopo due progetti, uno molto importante, l'altro un po' più modesto, ecco, dopo questi due progetti l'architetto dice: ormai ho visto che non si farà più né uno né l'altro, perché mancavano i soldi. Per una volta la mancanza di soldi è stata una grande fortuna per il paese, perché così abbiamo ancora questa nostra chiesa, che io considero forse una delle più belle in Valle d'Aosta. All'esterno è stata un po' modificata. Quando c'è stata la proposta del vescovo di distruggere questa e costruirne una, ecco, di stile neogotico, ecco, la chiesa è rimasta così, però è stata cambiata la facciata. La facciata, quindi, almeno quello il vescovo voleva che fosse un po' più alto della chiesa. E allora questo spiega perché la facciata di questa chiesa non è più quella originale, ma è una facciata neogotica che sale di 2 metri più alta del tetto. Naturalmente il monumento più importante della chiesa è l'altare maggiore. Ecco, questo è quello che ha richiesto maggiori modifiche attraverso i tempi. All'inizio c'era soltanto, come si faceva allora, una grande pietra quadrangolare che è la base di questo monumento. Poi dopo questo
questa grande pietra è stata spostata in fondo per costruirvi sopra, secondo la moda del tempo, soprattutto nel Settecento, è stato anzitutto rivestito, ecco, di questa base di legno e poi vi si è costruito su questo altare monumentale. Se si guarda in alto vediamo la Sacra Famiglia e il Padre Eterno dentro una specie di capanna. Ecco, tutto questo in uno stile molto diverso da quello invece centrale. E quindi una parte è stata recuperata in un altro posto e costituisce il culmine di questo altare. E poi c'è questa fascia centrale dedicata naturalmente al patrono Sant'Ilario di Poitiers. Da una parte e dall'altra c'è Sangrato con la testa di San Giovanni Battista, come è raffigurato abitualmente, e qui San Vittore, uno dei soldati della legione tebea. Qui al centro c'è l'altare, il tabernacolo, naturalmente è una cassetta di sicurezza, quindi metallica, però è stata ben inserita, ecco, in questo contesto barocco che non sfigura con il resto dell'altare. In seguito ad una ordinanza del presidente Andrione, che per rimediare ai furti che venivano fatti in quei tempi in tutte le cappelle, aveva ordinato che tutte le opere d'arte fossero messe in sicurezza. È così che tutte queste opere, alcune sono originarie qui della chiesa, anzi del campanile, come vedete queste tre statue sono sempre state all'aperto nelle bifore del campanile, sotto le intemperie. Questo spiega il loro panneggio un po' tutto particolare dovuto dal tempo. Ecco, c'è un Santo Antonio, si pensa, e poi il Padre Eterno, e la Madonna col Bambino, una scultura del XIV secolo. Altre invece vengono dalle cappelle, per esempio vedete quella visitazione, la visitazione di Maria, sua cugina Elisabetta, viene dal Planet, che dove viene venerato questo episodio del Vangelo. Altre, da altre parti, qui c'è anche questo San Nicola, una statua del XV secolo, e la più preziosa è questa che viene dalla cappella di Varinei. È la più preziosa, tant'è vero che fa parte del catalogo dei musei vaticani, al punto che quando il Papa Paolo VI è andato a Los Angeles, ecco, hanno organizzato un grande congresso e in quell'occasione hanno voluto anche raccogliere le opere più importanti e portarle a Los Angeles.
Qui abbiamo anche questa bella statua del 1600, rappresentante la deposizione, ecco, la deposizione della Madonna con Gesù morto sulla croce, e poi la vedremo anche dipinta nell'altare laterale, ed era un po' l'immagine più richiesta e più esposta in tutte le cappelle, la devozione quindi a Gesù morto sulle braccia della Madonna. Ci troviamo nell'angolo più prezioso, in qualche modo, della Chiesa, un angolo un po' particolarmente curato storicamente, perché qui c'erano le tombe dei signori di Avise, che avevano giurisdizione un po' nel territorio di Gignò. Quindi i signori di Avise si sono riservati questo angolo ed è stato particolarmente curato, come vedete, anzitutto questa bella raffigurazione della deposizione di Gesù dalla croce, e vicino c'è il santo San Francesco. San Francesco allora era venerato anche nella piazza di Aosta, c'era il convento di San Francesco, e poi c'è San Sebastiano e Santa Maria Maddalena. Con questa pittura poi chiedo l'attenzione anche di tutte queste raffigurazioni dei profeti, con in mano, ecco, queste lettere, ecco, dei detti dell'antica scrittura, degli antichi profeti. Sono molto importanti perché assomigliano tutte queste raffigurazioni e queste scritte a quelle degli stalli della cattedrale di Aosta. Vedete in questa volta, in quell'altra, che chiudono in qualche modo architettonicamente questa cappella che apparteneva alla memoria un po' dei signori di Avise. Questa vetrata che vedete esposta qui naturalmente non è nel suo luogo originale, perché era la finestra della facciata della chiesa. Vedete che al centro c'è un leone, che è un po' il simbolo dei signori del tempo, e poi abbiamo tre santi. Uno è San Nicola, con i tre bambini nel cestino, come sempre rappresentato, Sant'Ilario e Santa Caterina. Una volta ristrutturata e restaurata, l'abbiamo messa qui così, però nella facciata c'è una coppia autentica, anche quella fatta, ecco, da artisti di Milano e da una grande artista di fama mondiale. Ecco, la coppia figura invece, e qui c'è l'autentico e lassù c'è la coppia. Thank you.
Un'altra cosa molto importante, molto bella, è quel lampadario, ecco, che vengono dai artisti di Murano, ed è uno dei più antichi, ed è da una studiosa, la signora Devoti, ecco, da una studiosa qui valdostana, hanno scoperto che questo è uno dei più antichi usciti dalla scuola di Murano, ed è veramente molto, molto bello, molto prezioso. Anche questa pala d'altare è un prezioso recupero che viene dalla piccola cappella del villaggio di Chienry. Naturalmente la pittura è molto guasta, però dobbiamo pensare a dove è stata recuperata, perché era tutta avvoltolata sotto il pavimento in legno, ecco, della cappella, quindi all'umidità e nel fango. Grazie a Dio siamo riusciti a riportarla all'aria, e poi è stata subito presa in considerazione, ecco, dalla sovrintendenza, e è stata inviata a Varallo, dove si era costituita proprio allora una scuola di restauro, di modo che è stata restaurata. Poi l'abbiamo messa naturalmente non più nella cappella di Chienry, ma qui. La chiesa, ecco, dalla fine dell'Ottocento è dotata anche di un organo che è stato regalato da un signore, ecco, della parrocchia, di un certo Grivon di Monjou. È stato regalato questo organo, abbastanza pregiato, pur non essendo completamente molto molto antico, soltanto del 1800. Ma dobbiamo però dire che è stato più volte restaurato. Purtroppo non abbiamo sempre gli organisti che lo suonano, e poi le esigenze liturgiche hanno fatto sì che, anziché essere suonato lì alla base, e quindi in una maniera più diretta e secondo i musicisti, ecco, più giusta, viene suonato tramite una tastiera elettronica che è collegata alle canne, ma viene suonata qui in base. Più recenti sono questi due altari: questo è dedicato a Santa Teresa del Bambino Gesù e quello di San Giovanni Bosco. Rispondevano un po' alle devozioni del mio parroco predecessore, Don Vesan, che naturalmente era devoto di questi santi, e lui era fiero di quell'altare, San Giovanni Bosco. Dice: il primo altare che è stato costruito in onore di San Giovanni Bosco in Valle d'Aosta. E questo risponde un po' anche a una devozione, ecco, di questo mio parroco predecessore, Santa Teresa del Bambino Gesù, che proprio in quell'epoca è stata canonizzata, e quindi si è molto diffusa questa devozione.